Salve a tutti ragazzi, qui Andrea, siamo su un nuovo video di Pokémon Luna, la serie estiva più figa di YouTube Italia. Ma prima di iniziare vi ricordo di spolliciare per sostenermi al massimo, per sostenere al massimo questa serie e soprattutto iscrivetevi al canale qualora lo vogliate. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo immediatamente a giocare. Ora, io direi, nella scorsa parte facciamo un piccolo assunto. Abbiamo semplicemente fatto una capatina a casa di quella catapecchia del professor Kukui. Ora dobbiamo andare alla scuola per Pokémon, però non so dove sia, anzi so dov'è, perché dalla mappa me la dà, pazzesco. Però non riesco a trovare la strada. Vediamo intanto se qua c'è qualcosa. Non c'è proprio niente. Niente da niente. Non c'è qualcosa. Ah no, si può andare. Ah no, qua ci sono delle rocce. Niente. Niente, ci sono delle rocce, quindi non possiamo andare di qua. Malissimo, direi malissimo. Intanto nell'erba abbiamo trovato un Pokémon che è Slowpoke. Slowpoke selvatico non mi interessa obiettivamente, quindi facciamo fuga. Non è un Pokémon che mi interessa. Se volevo dei Pokémon della prima generazione, giocavo a Pokémon blu o Pokémon giallo o Pokémon rosso. Ma comunque non ci interessa. Pensavo ci fossero degli strumenti, ma quindi niente. Nel frattempo volevo parlare con questa ragazzina, magari ci dice qualcosa di interessante, ma non credo. Wingull, è apparso un Wingull selvatico, non mi interessa neanche questo. Ok, possiamo immediatamente fuggire visto che neanche questo ci attizza. Scappato il pericolo. Vediamo se riusciamo ad ingaggiare una chiacchierata con questa ragazzina. Ma com'è un solo Pokémon tipo d'erba, ma per battere i Pokémon tipo fuoco mi servono dei Pokémon tipo acqua. Sì, non ho capito perché ci abbassiamo al suo livello. Comunque, vabbè. Ha fatto un'acuta osservazione. Comunque, guardate ragazzi la grafica, molto molto figa. Soprattutto le orme, molto molto belle. Noi adesso dobbiamo andare alla scuola Pokémon. Quindi dobbiamo andare su di qua, ovviamente. Ecco, ovviamente troviamo anche un Pokémon. E ci appare dinanzi un Donald Trump, ci scommetto là, ecco, top. Come non detto, te pareva. C'è sempre, in ogni video c'è un Donald Trump. Donald Trump sempre. Io direi che possiamo anche fare fuga, visto che non mi interessa. Ok. Yungus femmina comunque era, attenzione, una Donald Trump. Quindi facciamo così, eccola, de novo, devo usare il repellente perché sennò veramente è una catastrofe qua, ogni 2 secondi mi trovo un Pokémon, che poi fossero dei Pokémon fighi, sempre i soliti tre Pokémon scrausi in croce, che non me ne faccio niente, quindi possiamo anche fare fuga. E ciaone, ciaone. Dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo qua. Eccola. Te pareva. Vabbè, dai, siamo quasi arrivati alla fine di questa erbetta. Eccolo qua. Non ti basta uscire in un mio video una volta, ma ben 2 volte, caro Donald Trump. Ti chiederò dei soldi, ovviamente. Ok, fuga perché veramente non ne posso più. Ho già le taniche piene di questi Donald Trump, io, quindi via, via da tutto, via da tutti. Andiamo in sta scuola del pinturicchio e andiamo a fare le nostre cose. Prima volevo sentire qua, i dislivelli sono ottimi, scorciatoi per scendere, però poi per risalire devi rifare il giro. Se
Era una cosa che sapevo già. Comunque, ok, la scuola qua dovrebbe essere qua. Ecco, adesso non c'è più il tavolo. Eccolo qua. Questo è un center Pokémon. Entriamo, ti mostro come funziona. Oh cavolo, come se non lo sapessi, pazzesco. Questo mostra il centro Pokémon. Spero che non mi faccia fare il tour della città perché sennò mi sparo. Oh, molto bello però comunque, devo dire, molto 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 bello. L'infermiera Joy, buongiorno, infermiera Joy, buongiorno. Quella signorina al banco si occupa di rimettere in sesto i Pokémon esausti. Non sei lieto pensare che c'è qualcuno che sa occuparsi di Pokémon quando sono stanchi e feriti. Oh, e questo cos'è questo momento? Quel PC è a tua disposizione, ha diverse funzioni, di sempre ti permette di depositare i Pokémon nei box. E questa roba? Lì c'è un market, ci puoi comprare tanti strumenti utili per il tuo giro delle isole, prova a dare un'occhiata a cosa c'è in vendita. Quasi quasi, magari mi può prendere qualcosa. E laggiù c'è la caffetteria, il loro latte mumu. Il loro latte mumu è la fine del mondo. Ho letto in una guida che il menù cambia a seconda del centro Pokémon. Chissà in base a cosa si decidono le bevande. Non offrono solo bibite, ma anche dolcetti e consigli utili che fa il giro delle isole. Va bene, noi non gliene frega una mazza. Adesso voglio andare in questa cavolo di scuola per vedere cosa c'è. Cara, sei tutti i centri Pokémon, andiamo alla scuola per allenatori. Ah, se ne hai bisogno puoi far rimettere in sesto i tuoi Pokémon prima di uscire. Io direi che potrebbe anche curarci, però non credo di averne bisogno, ma nel dubbio. Ma nel dubbio. Allora, sei un centro Pokémon, vuoi riposare? Sì, vorrei riposare anch'io, non solo far riposare la mia squadra, comunque. Immediatamente andiamo a curare i nostri tre Pokémon. Ok. Ora la squadra è in perfetta forma. Torna pure quando vuoi. Fantastico, fantastico. Grazie, grazie, arrivederci, 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 grazie, grazie, arrivederci. Dobbiamo andare nella scuola per Pokémon, che è di qua ovviamente. Quindi noi immediatamente. Eccolo Allora, la scuola per allenatori. Ah, ci picchia. qua. Oddio, cosa succede adesso? Ah, c'è un Tauros, aia. Aiaiaiaiai. Lilia, vai via, soprattutto se sei vestita di rossa, ma non credo. Di rosso, ma non credo. Non possiamo andare da quella parte finché c'è Tauros che blocca la strada. Ma la nostra destinazione era la scuola, quindi non è un problema. Entriamo e lasciamo stare. Vabbè, non ho capito perché. Dai, entriamo, cavolo, Lilia, dai, non farla sfigata. Chissà cosa si studia alla scuola per allenatori, Rotom. Oh, siamo arrivati, c'è anche il professore, pazzesco. Il professore è dappertutto, è come un virus, è dappertutto. Oh, Elandras, eccoti qui, a quanto pare ti ho preceduto. Benvenuto alla scuola per allenatori, la tappa obbligata per tutti gli allenatori in. Non si sa cosa, ma comunque in erba credo, non lo so. Comunque ci fa vedere in bella scuola. Ah, professor Cucuy, è questo ragazzo di cui mi parlava. Esatto. Quattro allenatori. Andrés, come prima lezione dovrai sconfiggere quattro allenatori di questa scuola. Per te e i tuoi Pokémon sarà di certo un'esperienza di cui fare tesoro. Già che siamo in tema di esperienza. Attenzione, ci dà qualcosa. Condividi esperienza, molto molto bene, questo mi serve, questo sì che mi serve, molto utile. Mette il condividi esperienza nella tasca strumenti base. Se attivi il condividi esperienza, tutti i Pokémon della tua squadra guadagneranno punti esperienza dopo una lotta. Fantastico. Trai profitto della tua lezione, mi raccomando, troverai alcuni dei tuoi sfidanti anche dentro la scuola e nei lavori potrai ottenere tante informazioni utili. Bene, comincia pure. Ok, iniziamo questa mini avventura dentro la scuola per allenatori. Non so se lo sai, ma gli studenti di quel prof sono tutti ottimi allenatori. Uno è anche diventato capitano. Ti do un consiglio che ti sarà utile durante la tua avventura. Dopo che avrai affrontato un Pokémon per la prima volta, durante la lotta potrai vedere quali mosse sono super efficaci contro lui in base alla compatibilità del tipo. Prova ad andare nell'erba alta per incontrare tanti Pokémon diversi e lottare a più non posso. Oh, lasciaci libero. Rotom, cerca i quattro allenatori, lotta con loro e vinci. Va bene, prima volevo fare il condividi esperienza però. Se mi fai andare nella borsa. Ok. Condividi esperienza. Dov'è? Condividi esperienza. No, 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 no
No, non voglio disattivarlo. Ah, è già attivato quindi, ok. Bastava dirlo subito. Va bene, niente. Come non detto, andiamo a battere gli allenatori. Partiamo da questo ragazzino qua. L'ho visto bello guarito, dai. Voglio sapere perché me ne sto qui, perché sono il più forte. Vuoi sfidarmi prima di sconfiggere gli altri? Ok, vabbè. Questo è molto molto modesto, questo allenatore è pazzesco. Oh, troviamo una Pokéball, uno strumento, la pozione, molto bene, questa mi sarà utile secondo me. Ok, andiamo immediatamente a cercare gli altri allenatori. Oh, qua ne vedo uno. Attenzione, è chiuso. Ok, passiamo e andiamo a sconfiggere il marmocchietto. No, il marmocchietto. E danno il marmocchietto. Metterò in pratica in questa lotta tutte le tattiche che ho studiato. Oh, finalmente troviamo il primo sfidante. Quindi, ragazzi, dobbiamo trovare quattro allenatori di questa scuola e sconfiggerli. Dopodiché dovremo andare anche dal campione. Intanto Martino Marmocchio ci sfida. Ha solo un Pokémon, credo, e mette Metapod. E quindi non possiamo andare di Pokémon di tipo elettro, credo. Quindi andiamo di Popliofiero. E sì. E quindi andiamo di Foca Monaca. Lotta. Pistolacqua. Pistolacqua credo che sia abbastanza efficace contro Metapod e infatti l'abbiamo lasciato a usare forzatura adesso. Adesso si rafforza tutto il giorno questo. La difesa del nemico aumenta, va bene, pistolacqua. Ecco, Foca Monaca usa pistolacqua. Molto bene, molto molto bene. T'ho shottato. Ciao, ciao Metapod, continua a rafforzarti finché non attacchi. E intanto Poplio, la Foca Monaca, sale a livello 10. Molto bene. Molto, molto bene. Chissà a che livello si evolverà. Ma i punti esperienza vengono condivisi. Pikipek è salito a livello 4. Molto bene. Ah, è salito addirittura a livello 5. Pazzesco. Gigio è salito a livello 7. Molto bene, molto bene, molto bene. È sconfitto Martino, il Marmocchio. Caro Martino, dovrei studiare ancora un po' prima di diventare un allenatore serio. L'avvelenamento fa perdere PS, la paralisi a volte impedisce di muoversi. Gli effetti che possono avere le mosse sono tanti, quindi fai attenzione. Grazie, caro Marmocchio, ma lo sapevo già. Lo sapevo già, e lo sapevo già. E perché non mi fa cuore? Oh, c'è una pozione. C'è uno strumento, pardon. L'antidoto. Molto bene, vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo se c'è qualcos'altro nell'erba. Ok, adesso prendiamo l'altra che è l'antiparalisi. Ok, l'altro item, l'altro strumento che è l'antiparalisi. Adesso ritorniamo immediatamente nella scuola per cercare. Visto che qua siamo nel giardino della scuola. Quindi ritorniamo, anzi andiamo dentro la scuola per vedere se ci sono altri allenatori da sfidare e dovremmo entrare nelle aule e poi dovremmo anche sfidare il campione, quindi facciamo fuga qua da Magnemite perché non ce ne frega un cazzo. Non ce ne frega niente, non ce ne frega niente no, di Magnemite. Magnemite, via 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 porcheria, via 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 porcheria. Ok, andiamo via. Ok. Molto bene, adesso entriamo dentro, spero si possa entrare da qua, ottimo, fantastico, entriamo e ci troviamo delle aule di fronte, davanti, insomma, adesso andiamo, parliamo con qualcuno, non c'è nessuno, cosa c'è? Vediamo cosa dice il prof. A volte invitiamo qui il professor Cucuy. Vabbè, qua non, credo non ci sia niente per noi di interessante, quindi continuiamo il nostro. Oh, qua c'è una signorina. C'è una donzella, attenzione. I tuoi Pokémon hanno dei buoni artigli? Beh, in ogni caso ti regalo questo. Cosa ci regala? Pazzesco. Rapid artigli, wow. Mette rapid artigli nel tuo strumento. Nelle lotte di Pokémon che è più veloce agisce per primo, ma se dai rapid artigli ad un tuo Pokémon agirà per primo indipendentemente dalla sua velocità. Almeno in teoria. Aia. Grazie in teoria. Vediamo qua c'è un Meow forma Alola. Meow. Io vorrei combattere però, non c'è nessuno, un bruciapelo. Meo, fai tentennare il Pokémon nemico.
Non riesco a capirci una mazza. Però fa lo stesso. Questo deve essere un allenatore. Oh, perché mi viene così? Ah, ho capito, ti sei avvicinato perché vuoi fare una lotta, vero? Sì. Vuoi fare una lotta? Bene, ora ti faccio vedere da vicino come si lotta. Ottimo. Questa marmocchietta mi sembra abbastanza spocchiosa, quindi dobbiamo abbassarle la cresta. Parte la sfida di Carola Bimba. Attenzione, Carola Bimba ci sfida. E mette Bonsly. Un po' come un carino. La pre-evoluzione di Sudowoodo, se non erro, dovrebbe essere sì, la pre-evoluzione di Sudowoodo. Allora, lotta. Pistola acqua. Dovrebbe essere super efficace visto che è tipo roccia o terra. Terra, credo, terra, roccia, non lo so. Super efficace, infatti. Pistola acqua gli ha fatto veramente male. Punti di esperienza vengono condivisi, abbiamo sconfitto Carola la bambina, abbiamo vinto, tac, gli abbiamo dato una gran bella lezione. Saliamo le scale, andiamo al secondo piano, attenzione, cosa ci attenderà al secondo piano? Qui ci sono sempre delle aule. Qua invece c'è la prof, attenzione. Trai profitto dalle lezioni, mi raccomando, troverai alcuni dei tuoi sfidanti anche dentro la scuola. E aule, potrei ottenere tante informazioni utili. Ce l'hai già detto. Ce l'hai già detto. Ma quindi non posso salire io. E qua cosa c'è? Ah, una porta chiusa. Vediamo qua cosa c'è. Qua c'è l'aula computer, vediamo se questo qua. La mossa di sbadiglio di Sudoku può far addormentare il nemico. Un po' come addormentato non può reagire. È un'ottima strategia contro i nemici troppo forti. Se. Se. Qua c'è un'altra aula, visitiamola visto che. Il segreto di un allenatore che si rispetti è tenere conto delle abilità dei suoi Pokémon. È sfruttando le abilità che si diventa più forti. Va bene. Noi vogliamo combattere, non so se l'ha capito, però io vorrei combattere, non stare a ciarlatanare tutto il giorno, vediamo se qua fuori c'è qualcosa. Speriamo che ci sia qualcuno che. Andiamo di qua. Ah, abbiamo trovato un altro. Attenzione, troviamo una pozioncina che ci mettiamo. Oh, è arrivata l'altra, eccola qua l'altra. Molto bene, eccoti, finalmente la prof mi ha detto di aspettarti qui, se vincerai contro il mio Pokémon ti insegnerò una cosa semplice ma molto importante, cosa che non so perché ma so già di sapere. Comunque, vediamo, questa sta giocando a beach tennis, Anita la sportiva, Anita la sportiva, manda in campo Pikipek, credo che scelta peggiore non ci possa essere perché noi abbiamo la nostra focalina monaca, la nostra foca monaca, il nostro Ronaldinho di turno. Ok, quindi facciamo Pokémon. Io direi di fare una bella botticella. Cosa fa? Una bella botta, visto che soffre teoricamente. No, ho detto una boiata. Usa Ruggito, benissimo. Anzi, malissimo. La difesa cicala. Ah, l'attacco cicala. E quindi facciamo un Pokémon e mettiamo Gigio dopo Gigio sostituisci. Sì, perché Gigio è di tipo elettro, quindi con i Pokémon di tipo volante va veramente bene. Speriamo che si evolva presto. Intanto Pikipek usa beccata e non credo che ci faccia molto. Ma insomma, pono shock. Pono shock. Usa Ruggito, ruggisci quanto vuoi e noi ti facciamo Pono Shock e ti shottiamo. Ti dovremmo shottare. Gigio diminuisce, Pono Shock. Dai, fallo fuori per la gioia di tutti. No, super efficace però. Stessa cosa, Pono Shock. Beccata, aia. La beccata fa male, devo dire che fa male. Pono Shock. Mori, ok, Pikipek non ha più energie. Ottimo direi. Foca monaca riceve 70 PS. È salito a livello 11, foca monaca, wow, molto bene. Occhioni teneri.
Vabbè, occhioni teneri, cosa lascio andare? Ruggito. Un ruggito, dai. Fai dimenticare questa mossa. 1, 2, 3, puff! Dimentica ruggito, impara occhioni teneri. Punti esperienza vengono condivisi. Ok, picchi perché è salito a livello 6, molto bene, anche lui sta. Ah, noi abbiamo sconfitto Anita la sportiva, fantastico. Devo curare qualcuno, credo, perché vedo. Boh, vabbè, insomma, non capisco niente. Puoi usare mosse e strumenti per migliorare le statistiche di Pokémon. In questo modo potrai aumentare i danni inflitti e diminuire quelli subiti. È una cosa che ogni aspirante campione dovrebbe sapere. Infatti lo so già, quindi non mi rompere. Ok. Siamo arrivati, però prima mi sa che dobbiamo andare su Pokémon e fare una cosa perché. Rimedi. Pozione. Usa. Eh sì. Ok, indietro. Indietro. Andiamo dal campione. E lo andiamo a sfidare. Molto bene, molto molto bene. Perché ci tengo a essere più forte per dimostrare a tutti quanto valgo. Ok, parte la sfida con il campione, credo, della scuola, con il pro della scuola, con il secchione della scuola, chiamatela come volete voi, Leandro Giovane Speranza. Attenzione, sono un Pokémon, però secondo me è abbastanza buono e manda Grimer che sbava non si sa cosa, non lo voglio neanche sapere. Ok, siamo. Incanta voce, sono curioso, dovrebbe essere il tipo roccia, non mi ricordo più. Incanta voce. E non gli fa una mazza. Cos'è rafforzatore? Vabbè, rafforzati quanto vuoi. Adesso ci penso io. Lotta. Pistolacqua. Una bella pistolacqua. Ti lavo per bene, ti do una bella lavata così sei da profumo, sei una pesta pazzesca, sei da odore. Veleno, ecco, veleno gas, aia che ci avvelena. Aia, iper avvelenato secondo me. Avvelenato, porca zozza, questo non ci voleva. Non ci voleva, non ci voleva, perché soffriamo per l'avvelenamento. Questa potrebbe essere una brutta cosa. Lotta. Sempre di pistolacqua, anche se siamo avvelenati dovremmo shottarlo teoricamente, comunque insomma. Vediamo. Ok, lo sapevo, non ha più energia Grimer. Ritorna pure da dove sei arrivato. Allora, se io faccio cura. Oh, Gigio è salito a livello 8, molto bene. Ha sconfitto Leandro e Giovane Speranza. Anche se mi pesa ammetterlo, sei più forte di me. Ci mancherebbe altro, insomma, mi stupirei del contrario. Che fatica essere più forte a tutti i costi, meglio puntare al fascino tenerone. Beh, pazienza. Riconosco la tua forza e ti faccio un regalo speciale. Prendi questa MT. Attenzione. Cuor di leone. Credo che non ce ne faremo molto, comunque non ce ne faremo proprio niente, comunque vabbè. Ti spiego quello che devi sapere sull'MT. Punto 1. Usando un MT puoi far imparare una mossa a un Pokémon in un istante. Se non può impararla, però niente da fare, mi dispiace. Punto 2. Puoi usare le MT tutte le volte che vuoi, non scompariranno. Comodo, vero? Grazie, lo sapevo già. Questa scuola è inutile. Oh, la campanella vuol dire che stanno per fare un annuncio. Chissà cosa annunceranno. Attenzione, attenzione, Andrés è desiderato al primo piano, ripeto, Andrés è desiderato al primo piano. Hai già combinato qualcosa di così grave da farti richiamare dalla scuola? Può darsi, può darsi. Ho spaccato un banco. Rotom, hanno chiamato proprio te. Andiamo al primo piano della scuola, fantastico. Andiamo in presidenza subito. Non abbiamo fatto niente e già ci chiamano in presidenza, pazzesco. Questo si chiama abuso di potere. Andrés, sei riuscito a battere i miei studenti. Stento quasi a crederci. Complimenti. Grazie, 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 grazie. A dopo gli autografi.
A questo punto sono curioso di vedere come te la cavi contro di me. Che ne dici? Accetti la sfida? Oh, cavolo. Lo sai quanti potresti preparare lottando con me, vero? Va bello, piano, dai. Non rompere le balle. Ci vuole mettere alla prova personalmente, va bene. Parte la sfida di Chiara, insegnante. Chiara, insegnante, attenzione, mandi in campo Magnemite. Ai. Ho bisogno di shottarlo subito perché sennò ci fa veramente male. Anche perché abbiamo la nostra foca monaca che è avvelenata, se non erro. Non ho ancora dato la. Ecco, ti parevo. Lotta. Pistolacqua subito, subito pistolacqua, speriamo che non ci faccia, ok, speriamo che non ci faccia una mossa di tipo elettrico, perché già siamo avvelenati, in più se ci deve fare, eccola, tono shock, questo non ci volevo, siamo paralizzati, credo, no, è super efficace, però soffriamo per l'avvelenamento, la nostra foca ci sta per lasciare, la foca più bella d'Italia ci sta per lasciare, lottiamo, pistolacqua, 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 pistolacqua. Speriamo di essere più veloce, ok? Speriamo di fare brutto colpo e quindi di shottarlo. Shottato. Magnemite non ha più energia. Per fortuna, voilà. Foca Monaca riceve 80 punti, bla bla bla. Pikipek è salito a livello 7. Molto bene. Impara echeggia voce. Molto 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 bene. Intanto soffriamo per l'avvelenamento come dei cani in calore. Porca zozza. Meo, forma Alola, vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon, sì, cambia. Cambiamo Pokémon, cavolo. E mettiamo Pikipek. Sostituiamolo subito perché veramente è allo stremo il nostro Foca Monaca. Ok, Pikipek. Contro Meo. Pikipek contro Meo. Lottiamo. Echeggia voce, sono curioso di vedere cosa fa Echeggia voce. Aia, morso fa male, morso fa male, morso mi fa tanto male. Mamma mia, quanto mi fa male. Echeggia voce, to. E noi gli facciamo una mazza. Beccata. Dobbiamo essere più veloci di lui, ma è più veloce lui di noi e quindi ci fa non morire. Ecco, Pinkie Pack è morto. Attenzione, attenzione che rischiamo di fare fail. Rischiamo di fallire, è pazzesco. Mettiamo la foca monaca perché sennò. Sono guai perché anche lei, la nostra foca, sta per lasciarci. Se siamo più veloci facciamo pistolacqua. Vediamo, speriamo in bene. Ecco, ovviamente usa graffio, quindi non siamo più veloci. E che lui ci shotta, in men che non si dica. Foca monaca non ha più energia, quindi abbiamo perso due Pokémon su. È l'unica nostra speranza, rimane topo, il topo più bello d'Italia, Topo Gigio. Ok. Lottiamo. Tono shock. No, morso. Tono shock. E non gli fa niente. Fascino. Abbiamo perso. Vabbè, ho capito che ci va male, ci va molto male, molto molto male, e rimettiamo in sesto di nuovo la nostra squadra, non so cosa dire, sono veramente affranto, allora io direi che dovremmo fare un video solo per allenare un po' i nostri Pokémon, visto che sono abbastanza scrausi. Se l'inizio è questo, veramente siamo messi male. Abbiamo veramente perso tanto tempo. Io direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Purtroppo qui è
È andata veramente veramente male, ma ci rifaremo. Quindi continuate a seguire la serie, continuate a sostenermi al massimo, iscrivendovi anche al canale qui da Andres. È tutto, ciao ragazzi.